Amici di Telecapri, oggi siamo ad Afragola presso il Teatro Gelsomino, incontriamo un attore emergente, Domenico Palmiro. Domenico, grazie per la tua disponibilità, tanto successo negli ultimi mesi, poi sei stato inserito anche nella rassegna stampa del Teatro Gelsomino, ma raccontaci un po' di te. No, noi siamo una compagnia teatrale di giovani, Fratello Sole e Sorella Luna di San Marco Evangelista. È una compagnia che hai fondato tu, diciamolo. Sì, ho fondato io insieme ad un altro ragazzo, Domenico Carozza, e da 7 anni, quasi 8, il 2010 abbiamo fatto il primo debutto con Tre Pecore Viziose e poi abbiamo rappresentato una quindicina di commedie. Tutto un repertorio napoletano, da Edoardo a Scarpetta, Nino Taranto, Scarnicci, Tarabusi e quant'altro. Tanto successo che poi ti ha spinto ad andare avanti, ma soprattutto ci vuole tanta passione, no, Domenico, per coltivare questo teatro che, diciamo, tra virgolette, qui nella zona nord di Napoli non è tanto seguito, e così anche come in tutta la Campania, ma è teatro e cultura. Sì, senza dubbio. Il teatro non è altro che uno specchio. Noi, grazie al teatro, e forse al giorno d'oggi solo con il teatro, riusciamo a capire quali sono e quali possono essere i problemi della realtà e qual è la realtà che ci circonda. Noi, io nel mio piccolo, con tutta la compagnia teatrale, cerchiamo tutti giovani, tutti siamo giovani. Tutti giovani, il più grande ha 25 anni. Noi cerchiamo di capire proprio questo, di capire ciò che ci circonda, e con una situazione comica e con una situazione drammatica, con un testo di Edoardo, ma con qualsiasi testo, cerchiamo di capire quello che significa, quello che vuole raccontarci. La realtà, cosa vuole raccontare? Quello che metterete in scena al Teatro Gelsomino invece? Sarà Sogno di una notte di mezza sbornia, è una commedia in 3 atti di Edoardo De Filippo e appartiene a quello che era il teatro umoristico, il repertorio del teatro umoristico di De Filippo. È uno scherzetto comico, è molto leggero, un testo molto leggero, la penultima messa in scena che fece Luca De Filippo, e noi nel nostro piccolo abbiamo voluto omaggiare lui. Sogno di una notte di mezza sbornia è uno scherzetto comico molto leggero, racconta di Pasquale Grifone che sogna Dante Alighieri, il quale gli dà 4 numeri da giocare al lotto. Gioca, vince, però poi si verrà a scoprire che questi 4 numeri sono la data della sua morte. Speriamo alto, perché i nostri amici di Telecapri si recheranno al Teatro Gelsomino. Tonino, e dopo questa performance qui ad Afragola ci saranno altri impegni? Sì, sicuramente, penso che scenderemo a Caserta con questo spettacolo fino a settembre, e poi ritorneremo in scena con un capolavoro di Edoardo, non sveliamo niente per scaramanzia. Lo sveleremo dopo. Domenico, un po' i nomi dei tuoi amici. Allora, sono Domenico Carozza, Mena De Filippo, Sara Pascarella, Nunzio Tedesco, Francesco Gualtieri, Mario Di Fraia, Mattia Serino, Lidia Quintavalle, Pasquale Caiazzo, Consiglia Cianci, Daniela Merenda, Marica Crispo, Giovanni Del Prete, Arianna Carozza, Angela Caiazzo, Lorenzo Sparago, Pamela Deiello. Appello fatto, nessuno assente. Senti Domenico, tu provieni da papà, tuo papà pure è stato un attore, diciamo, ti ha trasmesso questa passione, no, per il teatro. Sì, con la filodrammatica San Pietro di Caivano. Diciamo, è stata una passione trasmessa da nonno. Ero piccolo, sì. Mi ricordo, perché ho visto il tuo esordio. Da nonno a papà, da papà a me. E mentre la loro magari era solo una passione, io voglio e ho il desiderio di andare oltre. Di frequentare anche scuole apposite, no? Quindi studierai in questo. Sì, penso di sì. Secondo me, noi ci troviamo nella Terra dei Fuochi, purtroppo tristemente conosciuta Terra dei Fuochi. Quali le difficoltà per portare avanti questo discorso così bello, il teatro, la cultura? Beh, le difficoltà l'altro organizzativo, mi riferisco.
Ah, di carattere organizzativo sì, ce ne sono, però c'è gente che crede in questo voglio dire, ci sono persone che vi aiutano per portare avanti questo discorso importante. Sicuramente noi una presenza molto importante che abbiamo alle spalle è quella dei nostri genitori, che sono la parte organizzativa dell'associazione e che ci seguono, ci aiutano in tutto e per tutto. Per quanto riguarda questo, il problema che affligge un po' questa società, cioè quella della Terra dei Fuochi, in particolar modo la nostra regione, ma io credo che il teatro può... Io guardo il teatro come un'ancora di salvataggio, credo che sia un'ancora di salvataggio, credo che ci possa salvare. Questo è un messaggio importante, anzi prima di chiudere ti ringrazio per la disponibilità, tra poco il debutto ricordiamo al Teatro Gelsomino di Afragola. Tu Domenico hai 17 anni, giovane attore, un consiglio di un giovane attore a coloro che volessero intraprendere questa strada? Passione, tutto qui, solo tanta passione in campo. Solo passione e voglia di fare. Tutto qui. Una volta che c'è quella, tutto il resto poi viene da sé. Tutte le piccole sfaccettature che magari non sono piccole, però basta partire con passione e impegno e basta. Naturalmente bisogna seguire le tue messe in scena, tra virgolette, no? Per assistere a dei momenti anche di puro relax, no? Domenica. Sì. Il pubblico non deve andare a teatro per divertirsi, deve andare anche a teatro, riflettere. Deve anche andare riflettere. A teatro per interessarsi. Lì dove si trova di fronte a un testo interessante, ad una situazione interessante e messa in scena con una cura estrema del tutto, credo che il pubblico possa ritrovare in quelle due ore una serata di svago. Grazie Domenico Palmieri, ricordiamo attore emergente, naturalmente seguite i nostri programmi su Telecapri News.